Ciao ragazze, allora oggi nuova recensione e parliamo del Mascara Intense Look Long Lash HD di Wycon. Tempo fa ho fatto un video haul sugli acquisti appunto fatti da Wycon e oggi vi faccio la recensione appunto di quel mascara che ho acquistato un po' di tempo fa. Allora, ripeto leggermente cosa dice cosa dicono del mascara. Definisce, separa, allunga, proprietà rinforzanti e dona uno sguardo intenso. E senza oli derivati animali e dà una texture cremosa e facile da lavorare. Allora, ragazze, cosa ne parli? Questo qui l'ho pagato 6,90 euro circa, se non ricordo male. Allora, cosa dire di questo mascara? Questo mascara ha, per chi non avesse visto il video haul, che già l'avevo fatto vedere, questo tipo di scovolino. Lo metto qui in modo che lo vedete meglio. E comunque uno scovolino non particolarmente grosso, ma neanche molto molto piccolino, tant'è che la punta non è proprio piccolina, per cui si ha un po' di difficoltà ad andarla a mettere nelle ciglia, quelle più interne. Allora, è un mascara, secondo il mio parere, molto valido, perché comunque è uno di quei colori neri che non, diciamo, nel grigino nero, grigino spento, e quindi insomma colora bene le ciglia. In questo momento io lo indosso proprio per farvi vedere l'effetto. Vediamo se riuscite a vedere qualcosina, se si riesce a vedere meglio. Oddio, mi avvicino troppo, altrimenti vi spaventate. Comunque, praticamente questo mascara mi piace e non mi piace, vi dico perché lo trovo un ottimo prodotto, perché comunque è uno di quei mascara che quando lo mettete state tranquilli per tutto il giorno, perché non cadono i residui, insomma, sotto l'occhio, quindi sullo zigomo, non vi ritrovate la sera con l'occhio effetto panda. Quindi insomma è un mascara che tiene veramente tutta la giornata e non vi crea problemi, anzi anche per toglierlo la sera dovete usare un buon struccante e comunque insomma lavare bene il viso, perché comunque fa difficoltà andare via, proprio perché comunque è molto molto corposo e si attacca bene alle ciglia. Quello che non mi piace molto di questo prodotto è che prima di utilizzarlo bisogna pulire veramente bene lo scovolino dal prodotto, perché altrimenti nel momento in cui lo andate ad applicare le ciglia diventano subito grumose e tendono comunque ad attaccarsi tutte quante. Non mi nascondo che io, per riuscire ad avere questo effetto, insomma, di ciglia leggermente, non sono poi così particolarmente separate, faccio così perché c'è lo specchio, e così particolarmente separate, ci ho dovuto lavorare parecchio, perché comunque nel momento in cui mettete lo scovolino, fate il classico movimento zig zag, cercate di piegare un pochino lo scovolino, le ciglia tendono ad unificarsi, quindi ad unirsi, e tendono a fare un pochino di grumi. Quindi bisogna veramente pulire bene lo scovolino dal prodotto, fare prima la base, insomma, delle ciglia, dando la forma e cercando di dividerle bene, e quindi concentrarsi sull'esterno e un po' sull'interno, facendo però molta attenzione a non sporcarsi, perché uno dei difetti, secondo me, di questo mascara, e non so se è colpa dello scovolino o della texture del prodotto, è che comunque tende a macchiare. Infatti, se voi ci fate caso, io non ho pulito le sbavature proprio perché volevo farvele vedere. Se ci fate caso, all'interno, insomma, di quest'occhio qui vedrete una leggerissima, leggerissima, leggerissima macchiolina di mascara all'attaccatura delle ciglia. Non so se la vedete. Forse non si vede dalla videocamera, non lo so. Da qui invece vedete un piccolissimo puntino di mascara, proprio, e dovete calcolare che io, per mettere il mascara, alzo proprio così con lo scovolino, cioè proprio è difficilissimo sporcarsi nel modo in cui io applico il mascara. Però purtroppo con questo qua qualche volta mi capita. Quindi diciamo che è, a mio avviso, un prodotto molto valido, perché comunque il risultato finale comunque non è male, comunque tende a durare tutto il giorno, non vi lascia dei residui. Insomma, sotto questo punto di vista è un mascara veramente fenomenale. D'altro canto, però, trovo che sia, cioè, se andate di fretta e volete mettere un attimo il mascara velocemente perché dovete uscire, secondo me non va bene, perché comunque vi ritrovate con le ciglia tutte attaccate tra di loro e magari con qualche effetto grumo. Grumo, detto bene, vabbè, comunque insomma un effetto che non è proprio particolarmente piacevole. Quindi, considerando comunque che costa 6,90 euro, e considerando comunque che è un mascara che dura e tutto sommato, se avete tempo di lavorarlo bene, diciamo che è un ottimo prodotto. Quindi niente ragazze, spero di esservi stata utile e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi, un bacio.